Il presidente Putin era e rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E proprio oggi è partita la missione diplomatica di pace di 7 paesi africani, guidata dal presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, che dopo l'incontro con Zelensky vedrà anche Putin. Sul campo prosegue la controffensiva di Kiev nell'area orientale. Gli ucraini riconquistano terreno occupato lentamente, i russi oppongono una forte resistenza.